e benvenuti o bentornati sul canale. Allora, sto passeggiando su Via Condotti a Roma e pochi minuti fa ho anche incontrato Ilary Blasi, ho fatto una foto che vedrete anche sui social. L'intento di oggi è quello di andare a vedere la mostra di Marilyn Monroe e di portarvi con me nel cuore proprio della capitale, che è sempre bellissima. Va bene, vi mando un bacio e ci vediamo dopo. Ari, eccomi. Ari, ciao. È il giorno dopo e mamma mia, ieri è stata una giornata incredibile. Infatti stamattina mi sono svegliata stanca, però sono dovuta intervenire nel video perché purtroppo non mi hanno permesso di fare le riprese all'interno della mostra, né fotografie né riprese. C'erano solamente due punti in tutto il percorso in cui era permesso scattare una foto e quindi vi metto adesso le foto che ho scattato. Tenevo veramente tantissimo a portarvi con me, soprattutto perché questa mostra, che è appunto questa, si chiama Imperdibile Marilyn, è una mostra che è arrivata a Roma a poche settimane dalla challenge su Marilyn Monroe che ho lanciato sul mio canale e soprattutto a distanza di poche settimane da un mio rinnovato interesse per questa attrice. In particolare, proprio in concomitanza con la challenge, ho iniziato così a livello personale a fare proprio delle ricerche sulla vita di Marilyn, quindi anche sui suoi oggetti personali. Ed è veramente incredibile che a distanza di poche settimane da tutto questo sia stata allestita una mostra che mi ha permesso di vedere oltre 300 oggetti della vita privata e non di Marilyn Monroe. Non lo so, sono quelle coincidenze che mi lasciano da pensare, perché sono così eclatanti che a volte faccio veramente fatica a pensare che siano delle coincidenze. Non lo so, fatemi sapere se anche a voi sono capitate queste situazioni così strane, che magari pensate a una cosa non del presente, magari una cosa lontana nel tempo e nello spazio, e dopo qualche giorno avete un suo riferimento nel presente, ma come se l'aveste evocata, come se ve la foste chiamata. Ecco, fatemi sapere, perché è stata veramente una situazione, una coincidenza molto molto particolare, molto eclatante. Quindi mi sono sentita davvero emozionata e volevo condividerla con voi, anche perché nell'ambito della mostra sono stati esposti anche diversi libri della libreria personale di Marilyn, proprio quelli che io ho proposto per la challenge. Quindi c'è veramente un'emozione unica, come se l'universo avesse captato questa cosa e avesse in qualche modo mandato una risposta. La mostra è stata veramente commovente, perché è una mostra in cui hanno fatto vedere non solamente appunto dei libri che facevano parte della sua libreria, ma anche dei vestiti di scena. C'era veramente di tutto e di più. C'era il famoso abito della scena della metropolitana di Quando la moglie è in vacanza, alcuni premi che Marilyn ha ricevuto, come il David di Donatello, c'erano delle scarpe di vario tipo, piuttosto che la vestaglia in satin che si è vista in tante foto, c'era questa camicia di Pucci che lei amava come stilista, era uno dei suoi stilisti preferiti. C'erano tantissimi oggetti della sua toilette, per esempio creme per il viso e addirittura il flacone dello Chanel numero 5, che è diventato leggenda insieme a lei, proprio perché l'hanno intervistata e lei ha detto che andava a dormire solo con lo Chanel. E nella teca del profumo c'erano tre piccoli fori da cui era possibile odorare e
si sentiva ancora il profumo dello Chanel numero 5 di Marilyn, cioè è stata un'emozione veramente incredibile. Poi addirittura, ma questa è stata una cosa tremenda, pazzesca, c'erano dei bigodini esposti e su un bigodino era rimasto ancora impigliato un suo capello. Quando ho visto quella cosa, ma veramente è stato incredibile, un po' come quando vado agli scavi di Pompei, di cui vi ho fatto una testa così, e mi ritrovo quasi a parlare a quegli ambienti. Così ieri mi veniva da parlare a quegli oggetti, a dire: ma lo sapete che siete nel 2017? Lo sapete che la vostra proprietaria non c'è più? Ma alcuni erano veramente intatti, perfetti, qualcuno era un po' scolorito, un po' sbiadito, ma roba di poco, erano vestiti ancora splendidi, sembrava che Marilyn li avesse indossati ieri. Ed erano ancora attualissimi, cioè indossandoli una donna sarebbe splendida ancora oggi. Io spero veramente che voi abbiate la possibilità di visitare questa mostra che si trova a Palazzo degli Esami. Comunque se googlate Imperdibile Marilyn trovate tutte le indicazioni, sia per quanto riguarda le date, sia per quanto riguarda le città che visiterà. Spero veramente che voi abbiate la possibilità di vederla, che arrivi dalle vostre parti o comunque vi possiate regalare un viaggio a Roma per vederla, perché ne vale assolutamente la pena. Io vi ripeto, veramente tenevo tanto a condividerla con voi, però all'entrata mi hanno bloccato, mi hanno detto no, niente riprese, niente foto, perché altrimenti la gente vede il tuo video e non viene più a vedere la nostra mostra. E quindi questa qui, tra l'altro vi ripeto, la coincidenza è stata assolutamente incredibile e mi ha commossa veramente tanto. I pantaloni a quadretti bianchi e neri col maglione nero a collo alto che lei ha indossato in quel famoso servizio fotografico. Ecco, vederli lì attraverso un vetro, ma comunque a pochi centimetri dal tuo viso, non lo so, è stato veramente toccante, è stato incredibile, è stato come aprire una capsula del tempo e a ogni pezzo pensavo: oddio, questo lo ha indossato Marilyn, cioè questo era suo, è del suo armadio, l'aveva lei indosso per quel servizio che comunque è leggenda, è mito, è storia, perché poi c'era anche un mix di altri registi, c'era qualche teca dedicata ai suoi mariti che sono stati comunque molto famosi anche loro, c'erano le sedie dei registi, di alcuni dei registi e degli attori con cui Marilyn ha lavorato. Era veramente un mondo incredibile e non ho parole per dire quanto mi sono emozionata e quanto è stato commovente. Io vi lascio a qualche secondo del viaggio di ritorno che voglio lasciare così al naturale, perché ha un rumore molto rilassante secondo me. È stato un viaggio ASMR. Spero comunque di aver condiviso, se non la mostra vera e propria, almeno le emozioni che mi ha trasmesso, e di avervi dato un'informazione utile. Magari se non sapevate che c'è questa mostra in Italia, spero di avervelo potuto dire io per darvi magari uno spunto a visitarla, perché al di là che Marilyn possa piacere o meno come personaggio, è veramente un'immersione che non lascia indifferenti. Io vi mando un grandissimo bacio, se volete altri vlog fatemelo sapere con un commentino, vi mando un bacione enorme e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!